Allora, ho preso il programma del 2019 con il quale Marsilio ha vinto le elezioni. Dopo 5 anni neanche una sola promessa e un solo impegno è stato mantenuto. Migrazione giovanile è il primo punto, è 3 volte la media del paese. Sanità, più debiti, meno prestazioni, 25.000 in meno, liste d'attesa e mobilità passiva, un fallimento su tutta la linea. Infrastrutture, velocizzazione, si scriveva al tempo, per la Pescara-Roma abbiamo perso 1.400.000.000 grazie a loro. Si parlava di autostrade, miglioramento delle infrastrutture, riduzione delle tariffe, le tariffe non sono diminuite e sono impraticabili. Agricoltura, sull'irrigo, settore primario, abbiamo avuto 0 risorse, una delle 2 regioni, perché abbiamo presentato 0 progetti. È una bocciatura su tutta la linea e debbono andare a casa.